questa linea con la I, cioè la peggiore versione sonora. Ho scritto male. Sono un ex insegnante, arrivo qui da Torino. Negli ultimi due anni, dopo che ho smesso di fare l'insegnante, mi sono occupato fondamentalmente della LIP dal punto di vista tecnologico digitale e del digitale, perché di questo mi occupo da una trentina d'anni e sono qui per fare un rapidissimo zoom su questo tema, perché guardate, il digitale, curioso aggettivo trattato come se fosse un sostantivo, è il luogo dove una serie di questioni di cui stiamo parlando è da tempo che hanno, come dire, che vanno a gonfie vele. La scuola come luogo della competizione. Siamo alla fine degli anni 90 e il ministro Luigi Berlinguer, e la scuola accetta del tutto tranquillamente che per ottenere finanziamenti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di tipo digitale, le scuole entrano in competizione tra di loro, cioè facciano progetti, alcuni dei quali saranno finanziati ed altri no. E non succede nulla, cioè lo si fa, si accetta che alcune scuole vengano finanziate e che di conseguenza acquisiscono un pedigree, un curriculum per cui verranno ulteriormente finanziate. Si accetta tranquillamente quindi che ci siano scuole di serie A e di scuole di serie B. Questo in nome di che cosa? Della nebbia che culturale, politica e sindacale, permettetemi di dirlo, che circonda questo strano mondo della modernità. Il registro elettronico, per parlare di una cosa recentissima, cerco di essere il più breve possibile. A me piace dire è il luogo dove si rinuncia alla sovranità professionale. Perché si accettano procedure, modalità, che tra l'altro mediamente fanno perdere un sacco di tempo, ma non è soltanto questo, impongono per esempio la media, laddove da anni si utilizzano criteri docimologici diversi, perché questo ha previsto il fornitore di servizio, impongono questa modalità e questa modalità entra tranquillamente in nome del digitale. Quello stesso digitale per cui ci si gloria perché si è in grado di avvisare il genitore del fatto che il figlio non è venuto a scuola con un SMS senza chiedersi ma che razza di rapporto c'è tra questo genitore e questo figlio. Il digitale è il luogo dove è stata in qualche modo imposta agli insegnanti una sorta di obsolescenza professionale, come dire, derivata dal marketing concettuale. Lo sapete, per esempio, chi si è inventato la questione dei nativi digitali? Un giornalista autore di videogiochi, si chiama Mark Prensky, il quale tra l'altro questa cosa, che in Italia continua a circolare come base epistemologica per tutta una serie di riflessioni di carattere pedagogico e psicopedagogico, se l'è già rimangiata, perché si è inventato un'altra classificazione con cui non vi sto ad annoiare, che però ha un difetto, è più seria, non buca lo schermo, non appartiene appunto allo schema comunicativo del marketing concettuale. Il digitale è devastante perché è il luogo in cui la scuola con minore resistenza e con più efficacia è stata aggredita dalle pratiche e dalle retoriche del neoliberismo, la competizione, l'idea della rinuncia a qualsiasi tipo di cooperazione, l'idea della valutazione premiale, l'idea che ci sono professionalità che in qualche modo devono essere completamente rimesse in discussione e che perché devono adattarsi a presunte condizioni esterne imprescindibili, sulle quali non c'è nulla da fare, alle quali non ci si può opporre, rispetto alle quali non ci possono essere intenzioni, progettazioni culturali. Ecco, mi fermo perché la cosa può anche diventare retorica, il mio è un intervento provocatorio, però davvero non si può accettare che si discuta della scuola senza rendersi conto che di questa cartina di tornasole, che certamente non è il problema principale, ma è un luogo in cui, non essendoci in effetti un dibattito autentico, passano dei modelli mentali che purtroppo poi vengono introiettati ed estesi ad altri tipi di comportamenti e divisioni professionali. Grazie dell'attenzione.